E ora parliamo di libri a spunti e spuntini, lo facciamo con Gabriele Grazzi, libraio. Buongiorno, benvenuto Gabriele. Buongiorno Gloria, buon anno a tutti, bentrovati. Senti Gabriele, intanto com'è andato il mercato dei libri in questo 2022 e quali sono già le novità per quanto riguarda questo inizio 2023? Allora, oggi ho portato con me intanto due studentesse del progetto Scuola Lavoro, Desiree Pacifico e Caterina Aldebrandi, che vi presenteranno due dei libri più letti e più venduti del 2022, quindi insomma a breve passerò la parola a loro. Io faccio semplicemente un'introduzione per dirti che il 2022 è stato anche per Arezzo un ottimo anno, quindi Arezzo si conferma una città di lettori forti ed interessati al mercato editoriale. E si sono abbastanza continuate a delineare quelle linee che si erano già tracciate nel periodo post-pandemia, ovvero librerie magari un po' più piccole, un po' più ricercate rispetto alle grandi città, continuano a guadagnare mercato. Quindi, insomma, il lavoro sulla qualità sia degli editori che permettimi anche di dire, insomma, per quanto ci riguarda, magari speriamo dei librai o comunque insomma, di tutto il comparto librerie, cerca di dare i suoi frutti. Il 2022 è stato un anno caratterizzato da due fenomeni che ora poi ci spiegano le ragazze, ovvero il BookTok, che sicuramente è stata questa piattaforma di TikTok che ha spento tantissimo le vendite, con cui ogni libraio, ogni libreria si è trovato a fare i conti. È stato veramente un fenomeno incredibile, tanto è vero che il libro più venduto in assoluto nel mercato italiano è stato Il fabbricante di lacrime di Erin Doom, che ora ci presenta Caterina Aldebrandi. E l'altro fenomeno è stato, che si conferma da un po', ma continua a salire, l'accesso alla graphic novel, direi anche tutto il mondo manga, quindi fumetti in generale. In particolare oggi Desiree Pacifico ci presenta quello che è il campione di questa tendenza, che è Zero Calcare, con il suo libro Lo Sleep di Schengel. Io vi lancio solamente un appunto per dirvi che sta per uscire quello che è uno dei libri più attesi del 2023. Il 2023 inizia alla grande perché uscirà il libro di memorie e di testimonianze del principe Harry e della famiglia reale inglese, che mi dicono essere veramente attesissimo e andrà a innescare una serie di polemiche molto forti in quel mondo. Eh Passo beh, la parola a direi di Desiree. sì, anche perché lo ha già fatto ancora prima di uscire, per cui senz'altro Appunto, questo. quindi immagino solo quando potremo leggere il testo integrale. Appunto, appunto. Passo la parola a Caterina Aldebrandi, che ti Sì? racconta Il fabbricante di lacrime. Allora, Il fabbricante di lacrime è un libro di Erin Doom, che è lo pseudonimo di una scrittrice italiana molto giovane. Lei ha iniziato a scrivere storie su Wattpad, che è una piattaforma dove molte persone scrivono brevi storie, diciamo, e ha visto che le sue storie hanno riscosso molto successo, così ha deciso di iniziare a scrivere anche i libri cartacei, e il suo primo libro è stato appunto Il fabbricante di lacrime. Questo libro parla di è una storia travolgente e commovente, con colpi di scena, e si svolge inizialmente in un orfanotrofio dove i due protagonisti sono cresciuti, Nika e Rigel. Entrambi hanno un passato abbastanza doloroso alle spalle, e Rigel è un ragazzo, diciamo, misterioso, solitario, mentre Nika è quasi l'opposto, è sempre molto sorridente e molto dedicata. E il suo sogno è sempre stato quello di avere una famiglia adottiva, infatti all'età di 17 anni la famiglia sceglie di adottarla e all'inizio è molto felice di questo, però poi scopre che verrà adottata anche insieme a Rigel, non sono mai andati molto d'accordo. E quindi niente, questo libro parla appunto di loro due che si ritroveranno a essere fratelli. All'inizio sarà molto difficile per loro due e niente. Ed è stata una vicenda che ha veramente appassionato tantissimi lettori, appunto diventando poi un caso letterario. Mentre l'altro libro di cui ecco, ci parli, qual è? Esattamente. L'altro libro è No Sleep in Schengel di Zero Calcare. Zero Calcare è un fumettista italiano che è esploso quando la sua serie TV è comparsa su Netflix, che parla appunto di questo personaggio, questo cartone, che diciamo
vai nelle vicende molto forti, però ci scherza su queste cose, come per esempio questo libro No Sleep in Shengal parla di questa rivoluzione fatta appunto a Shengal, che è una città al nord dell'Iraq, dove c'è questa rivoluzione e lui la affronta in modo divertente, comico, e diciamo fa ridere un po' tutti gli adolescenti appassionati di fumetti. È un libro che consiglio soprattutto a chi legge per divertirsi e per passare appunto il tempo senza annoiarsi, perché è davvero un buon libro. Grazie. Grazie anche di questi suggerimenti che sono comunque sempre validi. Grazie Gabriele. Grazie. Ciao. A Desiderio e Caterina di essere state con noi quest'oggi. Ciao. Grazie a te. Grazie, ciao. Noi ci prendiamo una pausa e torniamo tra pochissimo.